questo documentario. Il documentario L'Aquila di Fiume rappresenta il primo tentativo di costruire una divulgazione storica in collaborazione tra storici italiani e storici croati. Il regista è Dario Loniak, un giovane regista esordiente istriano, il produttore è il personaggio televisivo, il giornalista Velimir Gurgic, che hanno collaborato col presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri e con me per realizzare un prodotto che fosse fruibile al pubblico croato e sloveno. L'Aquila di Fiume era un'aquila bicipite, rappresentava appunto l'aquila bicipite degli Asburgo, che in un certo senso protegge, tutela l'autonomia della città di Fiume, l'autonomia secolare. Quando i legionari di D'Annunzio arrivano a Fiume, vedono in quel monumento soltanto un simbolo di un passato da estirpare e quindi decidono di tagliare quella testa, una delle teste dell'Aquila, per trasformare l'Aquila da Asburgica a Aquila Romana. La cosa interessante è che questa aquila decapitata rimase sulla torre civica di Fiume fino al 1949, quando il governo di Tito decise di demolirla per far entrare la città in un'altra epoca, in una nuova epoca, l'epoca jugoslava. Nel 2017 una nuova statua dell'Aquila Bicipite è stata inaugurata sulla torre civica di Fiume. Nello stesso periodo io completavo le ricerche del mio libro, D'Annunzio il mito di Fiume, e al Vittoriale ho riconosciuto tra i manufatti la testa tagliata dai legionari, che era rimasta nascosta per quasi un secolo.